Siamo all'apertura dell'Enoteca regionale Veneta con il presidente della Mostra Nazionale di Vini di Paramaggiore, Moretto Luciano. Ecco, questa sera una cena per aprire questa manifestazione. Ci può spiegare un po' in cosa consiste questa apertura e questa manifestazione in generale? L'Enoteca apre con il 1° di giugno e dura fino al 31 ottobre. Nel mese di giugno, ormai da qualche anno, facciamo una prima serata enogastronomica dedicata ai vini tipici dell'area Veneto orientale o comunque della regione Veneto e ai cibi della tradizione veneziana. Questa sera abbiamo cibi del Veneto abbinati a vini del Veneto orientale, in particolare i vini di due aziende che si sono distinte molto nella nostra area. Una è l'azienda agricola Belia Guerino e Figli, che è di Padiposto di Portoguaro, e una è l'azienda agricola di Walter Pivetta, che è qui di Premaggiore. Due aziendine che ai concorsi enologici nazionali si sono classificate prime a livello nazionale per la loro produzione vinicola. Ci fa quindi piacere, molto piacere, che nella terra del vino, così come è stata connotata ormai da parecchi anni, ci siano due aziende medio-piccole, medio-alte, una diremmo sugli 700-800 ettari di vino, l'altra ormai a livello molto più alto, ma due aziende che si sono affermate a livello nazionale. Quindi questa sera abbiniamo ai cibi tipici che ci prepara lo chef del Veneto, abbineremo queste due tipologie di vini, i vini bianchi dell'azienda agricola Bellia e i vini rossi dell'azienda agricola Pivetta. Ecco, i prossimi appuntamenti, quelli più vicini a questa manifestazione? Beh, adesso il mese di luglio apriamo l'Enoteca per le spiagge, quindi ci saranno i contatti con le spiagge, alcune manifestazioni che organizziamo nelle spiagge con vendita di un depliant, di un percorso agrituristico che va dalle spiagge all'entroterra, ovviamente alla Enoteca regionale di Premaggiore. Mese di agosto, un mese un po' di ferie per tutti. A settembre, fine settembre, ci sarà un'altra serata enogastronomica in cui dedicheremo ancora ricette tipiche del Veneto orientale con i vini del Veneto, vini tutti premiati ai concorsi enologici nazionali, perché nell'Enoteca regionale di Premaggiore non si trovano tutti i vini delle varie aziende, si trovano solo i vini delle aziende che hanno avuto il premio al concorso enologico nazionale di quest'anno a Premaggiore. Ecco, Presidente, ci vedremo nelle prossime manifestazioni, intanto speriamo sia una bella serata. Certo, grazie e buona serata a tutti.